L'intervista, uno strumento fantastico per poter creare valore, per poter dare dimostrazione delle proprie competenze, della propria autorevolezza in un settore, per chi anche fa l'intervista, non soltanto per chi la riceve, così come uno strumento assolutamente di produzione di fuffa, una quasi totale presa in giro, con il quale è facile screditarsi, perché dando troppo peso alle tattiche e tattiche di content marketing, poi si perde di vista perché stiamo facendo quello che stiamo facendo, e quindi si producono cose in quantità ma che hanno spessore zero, e dove nessuno ti viene a dire: oh, ma guarda che sei proprio ridicolo, per cui la credibilità la perdi silenziosamente. Cosa voglio dire? Allora, se mi intervista un giornalista serio del Corriere della Sera piuttosto della Repubblica o di un'altra, prendi tu la testata che vuoi, mi contatta, mi chiede permesso, mi chiama e mi fa una serie di domande, sta lì ad avere una conversazione con me per cercare di capire qual è la mia storia o come si fa una certa cosa, perché la vedo io in una certa maniera, chi altro la dice o la vede in questo stesso modo, se ci sono dei dati a supporto, cosa ho fatto io, insomma cerca di capire con domande sincere e spontanee la situazione, cerca di dargli un senso nella sua testa, di capirla veramente. Non viene, diciamo, a priori con dei presupposti nella testa, viene con dei dati di riferimento e cerca poi di indagare, così come fa un investigatore. L'intervista fuffa, invece, come fanno tanti blogger, autori, siti che ci sono online, funzionano individuando una persona autorevole nel settore e mandandogli 10 domande scritte che quest'altra persona deve, diciamo, compilare, rimandare indietro, e che poi diventano un'intervista. Cioè il lavoro dell'intervista si perde completamente, perché se ti mando 10 domande scritte e non ho un dialogo con te, ma che cosa posso capire? Come posso svolgere il mio lavoro di investigatore, di giornalista, nel cercare di capire se è tutto scritto e non abbiamo possibilità di dialogare? Due, il lavoro di interpretazione, perché quando uno fa un'intervista e ha un dialogo telefonico di persona con qualcuno, poi dopo non è che trascrive parola per parola quello che è stato detto, ma interpreta, spiega, illustra in maniera più chiara di quella che è avvenuta attraverso le parole le informazioni, la storia, quello che è successo. Se invece tu mi mandi 10 domande, io ti mando le risposte e poi tu lo pubblichi, ma che lavoro hai fatto? Cioè, dovresti pagare a me, che sono stato intervistato, per averti mandato le risposte. Poi voglio dire, un conto è avere un dialogo, un conto è mandarmi delle domande scritte sulle quali io posso stare a pensare, ragionare, documentarmi per un sacco di tempo prima di risponderti, quindi i risultati sono anche differenti. Infine, se queste domande vengono scritte, preparate da un blogger, da un autore, da una redazione indipendente che non è competente, non ha studiato, non ha fatto il compito che il giornalista serio normalmente fa, e cioè di capire, di farsi delle domande, di entrare dentro quella storia, quell'argomento, quella persona, per fare delle domande pungenti, interessanti, perché non è che l'intervista è fatta di domande e risposte, quando io ce ne ho un X, c'ho un'intervista. No! L'intervista serve per poter scoprire attraverso un dialogo qualcosa che non è ovvio, che non è apparente, se no che la faccio a fare l'intervista, per dire ho intervistato? Ecco, questo è quello che si è perso. Che si pensa che avendo una collezione di domande e di risposte fatte a qualcuno, magari di spessore zero, dove ha fatto tutto lui, quello che ti ha risposto, tu hai creato qualche valore. Ma hai fatto una promozione gratuita a quello lì e basta, ma la tua credibilità, il tuo spessore, il valore che hai creato, secondo me sono non vicini allo zero, sotto lo zero.